Si è svolta nella splendida sala Visconti dello Sheraton Hotel a Roma il convegno nazionale Haiti, Associazione Imprese Traslocatori Italiani, dedicato alla logistica del trasloco, storia, evoluzione e ripartenza. Il convegno, moderato ottimamente da Alessandro Ruggero, giuslavorista ed esperto nel settore trasporti e logistica, ha visto il presidente Haiti, Nicola Caradonna, sottolineare il significato più ampio del termine logistica. Il presidente di Confetra, Guido Nicolini, collegatosi da remoto, ha sottolineato la necessità di una stretta concertazione tra governo e associazioni di rappresentanza. Il momento più emozionante della giornata è stato l'omaggio al primo presidente e fondatore di Haiti, Robert Bolliger, con il ricordo toccante del figlio Clement che per l'occasione ha ricevuto una bellissima targa, facendo alzare tutti in piedi i partecipanti presenti. Il dibattito dell'Assemblea si è incentrato sul riconoscimento della professione del traslocatore, al quale ha preso parte il presidente del Comitato Centrale dell'Albo dell'Autotrasporto, Enrico Finocchi, e con la presentazione di analisi ed evoluzione del settore trasloco a cura di Alessandro Testa, business coach formatore consulente. Si è dialogato sull'importanza dell'uniformità della documentazione doganale con Rosanna Lanuzza, direttore Ufficio Regimi e Procedure Doganali, Direzione Dogane ADM. I lavori della parte istituzionale sono stati conclusi dal video intervento della Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, Raffaella Paita, che si è dichiarata disponibile per un ragionamento comune su come si possa nel prossimo futuro migliorare le attività di trasloco anche attraverso interventi di semplificazioni delle procedure. Sono intervenuti inoltre per l'associazione Haiti Massimo Miani, Sandro Gobbi, Luca Lucesole, Cristian De Vellis, Laura Busettini, Max Airoldi, Giuseppe Santoro e Giulio Argirò. Al convegno ha preso parte il presidente della FEDEMAC, la Federazione Europea dei Traslocatori, Bertil Durux, che ha illustrato i nuovi progetti della federazione. In conclusione, Benedetto Fanelli, dottore commercialista, revisore dei conti, analista finanziario, ha illustrato alla platea le opportunità e gli incentivi di Stato per le aziende di trasloco e Industria 4.0. Non si poteva chiudere diversamente che con un bel brindisi il convegno nazionale Haiti, Associazione Imprese Traslocatori Italiani.